Perché nel giorno in cui arriva il primo gol finalmente in Serie A per Silvan Widmer, l'Udinese però perde. Silvan, partiamo innanzitutto dal tuo gol, è stato un gol stupendo, lo aspettavi da tanto? Sì, lo aspettavo, però il calcio è uno sport dove si vince da squadra e si perde da squadra. E purtroppo oggi non siamo riusciti a vincere e per quello il mio gol vale niente. Ecco, la prestazione invece della squadra, partiti benissimo con il gol di Totò Di Natale, poi avete sofferto, lo dicevamo anche con i tuoi compagni di squadra, un po' l'aggressività di questo Genoa che è uscito fuori alla distanza. Sì, è vero, loro sono usciti molto molto aggressivi e anche molto compatti. E noi abbiamo fatto fatica a difenderci bene, abbiamo fatto degli errori e sì, li abbiamo pagato. Ecco, un Genoa che comunque ha fatto una buona partita. Nella ripresa forse ci si aspettava qualcosa di più da parte della vostra squadra, insomma, da parte dell'Udinese, grazie anche agli innesti che ha messo Andrea Stramaccioni, tanti attaccanti nel secondo tempo, però poi non siete riusciti a riprenderla questa partita. No, era 2-2 dopo 45 minuti, quindi era tutto aperto, eravamo pari e la volevamo vincere. Chiaro, sì, come ho detto, abbiamo fatto fatica a difenderci bene, anche poi loro erano veramente molto molto compatti e uniti e non siamo più riusciti a fare gol. Silva, un'ultima considerazione anche in prospettiva futura, come si riparte dopo una sconfitta del genere in casa, dove comunque l'Udinese aveva sempre fatto bene, ora avete perso 4-2 in casa, prossima gara si affronta il Palermo, si torna in trasferta, come bisogna reagire? Bisogna rialzare la testa subito, da domani. E bisogna preparare la prossima gara, bisogna prepararla bene, bisogna allenarsi bene, duro e parlare degli errori che abbiamo fatto. E sì, poi noi abbiamo la voglia di riprenderci, chiaro.